Sababa bububa bim 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 bim. Questa la teniamo. Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto, molto sporto in avanti. Io sono Perry. Più vicino al microfono. Io sono Perry. E come sempre, prima di cominciare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutateci a far arrivare questo canale a più persone possibili, perché gli devo pagare l'università! Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film che ha letteralmente spiazzato sia il pubblico che la critica. Un film che pochi sapevano di cosa parlasse, sia prima che dopo la visione. Un film che prosegue senza pietà il filone del superpotere al femminile che tanto successo ha avuto col filmone The Marvels. Abbiamo fatto un video mitico su The Marvels e ve lo lasciamo qua. O qua. Qua. Ok. Qua. Ma questo filone lo prosegue in un universo cinematografico che in realtà non ha senso, cioè quello dei cattivi di Spider-Man creato dalla Sony. Cerchiamo un attimo di contestualizzare il tutto, però. Vai, contestualizziamo. Ai miei tempi, quando avevo la tua età, gli unici film decenti tratti dai fumetti erano i Batman di Tim Burton e il mitico Flash Gordon di Mike Hodges. No, dai, Flash Gordon no. Come Flash Gordon no? Flash Gordon è un capolavorone girato con 10 euro, con Ornella Muti, Max von Sydow che faceva Ming, il temibile Ming. No, film fantastico, era il film delle mie domeniche pomeriggio. Non mi toccare Flash Gordon o ti rapo a zero. È la vecchiaia. In televisione c'erano state le serie dedicate a Batman con Adam West, che però erano comiche e grottesche, non tanto dark e action. C'era stata la serie su Hulk con Lou Ferrigno e una serie su Flash con John Wesley Shipp, che aveva un costume pazzesco. Però, insomma, niente di memorabile. Negli anni successivi, fino al 2002, tu pensa che infanzia di merda che ho avuto, senza dei film tratti dai fumetti? I film tratti dai fumetti erano produzioni un po' di serie B. Vari Blade, The Punisher o The Punisher, il Batman di Schumacher con i capezzoli e la carta di credito, fino al film che ha cambiato tutto. Lo Spider-Man di Sam Raimi! Ricordo che quando sono andato a vedere lo Spider-Man di Raimi al cinema, non so, ero rimasto completamente folgorato e mi sembra che abbiamo un filmato dell'epoca riguardo alla mia folgorazione. Arriva subito. Oh mio Dio, il film dell'anno! Oh mio Dio, sto impazzendo, sto volando! La musica, tutto, ce l'ho duro, aiuto! Beh, non ero così coglione nel 2002. Un filmato dell'epoca. Comunque nel 2004 infatti esce un altro Spider-Man di Sam Raimi, Spider-Man 2 ovviamente, titolo più che azzeccato, che è ancora meglio del primo. Abbiamo un filmato dell'epoca anche qui? Certamente. Oh mio Dio, la scena del treno è perfetta, l'azione, la musica, la colonna sonora, i combattimenti, Doc Ock. Comunque non ero così coglione. Cioè, anche perché avevo già più di 20 anni ai tempi. Vabbè. Nel 2007 esce lo Spider-Man 3 di Raimi, che invece è un po' una ciofeca. Questo declino qualitativo è dovuto al fatto che ai tempi i film non venivano serializzati prima di essere realizzati. Se aveva successo uno, veniva fatto il 2, il 3, il 4, eccetera, eccetera. Il problema è che tra un film e l'altro cambiavano le teste, cambiavano i tempi, il coinvolgimento degli attori, i tempi di produzione, la tecnologia. L'era dello Spider-Man di Tobey Maguire finisce e inizia l'era di Andrew Garfield! Nel 2012 infatti la Sony riparte con un reboot del personaggio, più figo, più tormentato, più action, fantascientifico. Il film ha un discreto successo e infatti nel 2014 esce un sequel che ne combina di tutti i colori. Il film, nonostante un epilogo epico, Gwen... Oddio, perché l'hai fatto? Perché Sony non ha senso. E cerca in tutti i modi di far partire un universo di cattivi, di nemici, di Spider-Man, che nella testa della Sony avrebbe dovuto garantire altri 10 film. Ma il secondo Amazing Spider-Man al cinema floppa male e alla porta della Sony bussa niente po' di meno che... la Marvel! Non Miss Marvel, ma la Marvel. La signora Marvel, ma quella con il cash. Detentrice dei diritti dei fumetti di Spider-Man, ma non del suo utilizzo cinematografico.
boom, e abbiamo una ricostruzione molto accurata della trattativa che ci fu ai tempi tra Sony e Marvel. Vai con il filmato. Basta, ci hai provato e hai floppato male. No, i diritti di Spider-Man sono miei e me li tengo io. Adesso molla i diritti di Spider-Man e torna a produrre Walkman e videoregistratori. Va bene, puoi tenerti l'uomo ragno, ma non tutti i suoi nemici. Ok, tu parla, io inizio a fare soldi. Io mi tengo Venom, Carnage, Morbius, Kraven, ma soprattutto... Madame Web. Ok, ci vediamo al tuo funerale. È andata proprio in questo modo. La Marvel inizia a fare film su Spider-Man e invece la Sony fa film orrendi su i nemici di Spider-Man, dei quali non ha mollato i diritti. Esempi: Venom 1 e 2, Morbius, che wow, Kraven, che esce ad agosto, credo. E il protagonista di questo video, diciamolo insieme perché sono troppo emozionato. 1, 2, 3, Madame Web! Da quanto l'abbiamo detto forte è tremato il microfono. Abbiamo talmente tante aspettative su questo film che questo video non sarà una recensione classica come le altre, ma sarà una reaction come quella che abbiamo già fatto sulla Sirenetta. Esatto, tornano gli episodi sulle reaction. Aspettavamo il film giusto e secondo noi questo ci darà grosse soddisfazioni. E godetevi il secondo episodio. Camera and motherfucking sound! Per un junk movie ci vuole del junk food, quindi oltre a farci del male guardando Madame Web, abbiamo deciso di farci del male mangiando la merda mentre guardiamo questo film. Quindi abbiamo dei fantastici popcorn al sapore di Chupa Chups alla Coca-Cola, che solo a dire il nome già vomito. Poi abbiamo uno zucchero filato di Big Bubble, notevole. Ci ammazzeremo di sciottini di una bevanda al gusto di Chupa Chupa alla fragola. Al posto della birra. Al posto della birra perché c'è un minorenne. Poi abbiamo delle fantastiche Kelly's Donuts, che sono delle ciambelline di noccioline e caramello scadute il 29 febbraio. Quindi cagarella assicurata. Poi abbiamo questo spray al mirtillo. Ci spruzzeremo questo spray al mirtillo in bocca. A forma di bomba a mano. Quindi... bomba a mano. Poi caramelle su nuclear sour, che sono talmente sour che ne puoi mangiare solo una alla volta, come vuole il suo contenitore. Ok. Poi abbiamo un flauto commestibile. Esatto. Delle patatine piccanti al formaggio che abbiamo già assaggiato perché siamo dei maiali. E ti dirò, non sono neanche male queste. Infatti penso che ne abuseremo. Ma soprattutto... abbiamo la cazzata definitiva. Esatto. Questo qua. Siete pronti? Lo spara Chupa Chupa. Quindi, contro le amarezze di Madame Web, cominciamo con il film. Azione! Sony, grazie Sony. Sony ci dai sempre tante soddisfazioni. Sony, soddisfazioni. Oddio! Oh, che cos'è? Per i 100 anni? La cosa più bella del film, questo, secondo esatto. me. Esatto. È la vecchia intro della Marvel. Non sono i Marvel Studios. Ah, okay. Marvel editore. Giusto. Editore. Forti emozioni? Ah, ok. 1973. Amazzonia. Peruviana. Zaming. Ecco, partiamo subito con le ragnatele. Ragnatele bagnate. Non possiamo cominciare già così. Scienziata. Avventuriera. Una ragnatela. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Stanno cercando di catturare un ragno enorme. Ah, è incinta.
sarà incinta di Madame Web? Sì, stanno cercando un ragno che può dare superpoteri alle persone. Cioè, basta, film finito, mangiamo le caramelle. Si deve riposare, signora. Col cavolo! Non ho tempo, devo trovare il ragno! Ma lui? Bellissimo, l'ombrello, con l'ombrello della foresta amazzonica. Barattole. Eppure l'avevo messo qui da qualche parte. Il disegno di un ragno! Non ne avevo mai visto uno, eppure sono in Amazzonia. Oddio, oddio. Ha trovato il ragno. Incredibilmente in CGI. Esatto. Wow. Oh! Mio Dio! Ma che Si parte subito a bomba. La regia fantastica. Con questi zombie. Ora spaccano. Oddio, oddio, mio Dio. Ma no, ha sparato una donna incinta. Ma che Una tribù ragno. Oh mio Dio. Una tribù ragno senza mutande. Ma che cazzo? No, fantastico. Fantastico, questo che vola sui rami come vive a testa in giù. No. E fanno nascere Madame Web così. Oddio. E nasce un bambino. Quindi lui è il ginecologo dei ragni. Esatto. Ha fatto nascere questa bambina. Ha detto la sua vita non sarà facile, ma quando tornerà qui da me io avrò delle risposte. E questa donna muore. E questa bambina cresce, non si sa come, non si sa dove, non si sa perché, finisce negli Stati Uniti a fare il pompiere. Nel 2003. No. 20 anni. Ambulanza. 20 anni indietro. Ok, ora vediamo come lei fa Mario Kart. Certo. C'è una bambina su uno skate che lei salva in strada, frenando all'ultimo secondo, ovviamente. Oh! Ok, li stanno preparando per una grigliata. Tiro. Assaggiamo questo donut. Meglio il film. Da quando hai impegni? Tu rifiuti di avere impegni? Ah, mangiali il cinese! Come nei migliori film americani che si rispettano, anche noi mangeremo le patatine con le bacchette. Perché siamo fighi e lo dobbiamo usare anche noi. Non so perché nei film americani sembra che saper usare le bacchette è la roba più figa del mondo. Tutti sanno usare le bacchette. Io posso anche togliermi il cerume con le bacchette. Dai! Ah, il messaggio nel... Tra l'altro abbiamo un biscotto, la fortuna da aprire. Dopo lo apriamo. Vediamo alla fine del film che cosa farà. Farai sesso con tua madre. Citazione. Chi indovina la citazione la scrive nei commenti vince le bacchette del cinese. Oh, ha trovato un messaggio dove c'è scritto solo you will e il resto è cancellato. E vai. Quindi lei ha detto io non ho un futuro. No, con questo film non hai un futuro. È arrivato il momento di assaggiare il chupa chupa liquido. Oh, provaci anche a me. Vai. A Madame Web. Wow! Mi sento come un newyorkese in un night. Coma. In una. Lei vive da sola con il gatto. Siamo lì. Si beve il latte. Vive da sola con il gatto. Lo stereotipo della donna sola con i gatti. Allora, io ho una compagna e un figlio e tre gatti. Il gatto è associato alla solitudine. Apriamo una valigia che teniamo nascosta sotto il letto. Ho una foto di sua mamma mentre fa foto. Incredibile. Mi fa sempre ridere quando nei film si vedono le foto della persona nelle stesse pose in cui l'abbiamo vista nella scena prima. Cioè, sembra che sua madre ha vissuto solo nella foresta con la macchina fotografica in mano. Oh, il disegno del ragno. Fa cagare. Popcorn al chupa chupa. Alla cosa. Mamma mia. A lei ha questo profondo rancore nei confronti della madre. Esatto. Per essere morta. Come si è permessa di essere morta? Genitore dell'anno. Ok, situazioni di pericolo. Siamo sul set di No Way Home.
dove c'è stato la battaglia sul ponte. Robert è salvo, ma lei è rimasto nella macchina. Penzoloni! Wow! Giù! Batte la testa e muore. No. Coma. Pensavi? Lei è sott'acqua. Cosa? E ha le visioni? È tipo in una ragnatela della mente. Ok. Sente delle voci. E... ci sono queste luci in questo mondo sommerso. Un palloncino, hit, ecco. Lo sapevo. Che le... Ha delle visioni di sangue, uccelli, fuochi d'artificio. Mi sento la droga nel cervello. No, veramente. Un po' Doctor Strange tutto questo, eh? Mio Dio. Si chiama Cassie. Ok. È stata salvata, non si sa lei... come, ma vabbè. Comunque lei è caduta nell'acqua, il suo amico l'ha salvata. E lei, mentre durante questo momento di mezzo coma, ha avuto delle visioni. Ok, quindi è un déjà vu. Lei ha già vissuto questo momento. Lei sta andando avanti e indietro nel tempo senza muoversi. Ecco il tipo dell'inizio. Ah, è lui? Sì, è lui. Veramente. Ok, c'è il tipo che all'inizio del film ha rubato il ragno in un teatro dove c'è l'opera. Ho trovato una rivista sotto i piedi. Wow. Questa scena mi ha proprio trafitto. L'ha conquistata così. Con uno sguardo. Con una rivista. Con una rivista. Sotto la sedia. Ovviamente lui è una casa volante. Da dove si vede New York. In mezzo a questa colonna trasparente. Dove con c'è dentro il ragno, sicuramente. Che lì guarda a limonare. Perfetto. Ragno che è... fonte di tutte le sue ricchezze, immagino. Infatti. Abbiamo fatto conquiste qui. What the fuck? Ha una visione del futuro. Boh. Perché? Eh sì, con una donna ragno che lo sta picchiando a sangue. Sotto sopra, aiuto, è un coso, è il Green Goblin. Un'altra donna ragno. Un'altra, tre donne ragno che stanno combattendo contro di lui. Ah, tutte con l'atterraggio da supereroe. Ok, l'hanno buttato giù da una finestra e lui si è svegliato perché era un incubo. Sai, ho la sensazione che questa sarà la prima e ultima volta in cui vedremo tre donne ragno in questo film. La malefica scena dell'incubo. Lui ha... queste visioni, che ha sempre la stessa visione. Tutte le notti? È tipo Barry Allen con la morte di Iris. Citazione, se indovinate la citazione la scrivete nei commenti, vincete il Chupa Chupa dinosauro. Quindi lui sogna tutte le notti queste tre ragazze che lo uccidono e la soluzione è trovarle prima lui e ucciderle lui. Così. Geniale. Ah, ok, lui l'ha sedotta perché lei lavora per la National Security e ha bisogno di una tecnologia per trovare queste tre ragazze che lui sogna tutte le notti. Ah, la sta avvelenando. Con un veleno di ragno. Toccandola e basta, perché lui è l'uomo ragno velenoso. Ragazze, non è andate a letto con questo tizio. Con gli sconosciuti in generale. Esatto. Prima mesi e mesi di frequentazione. Wow, un po' sponsorizzato dalla Pepsi? Beh, lei nella sua visione ha visto il palloncino. Ah, magari succede qualcosa. Succede qualcosa di terribile in questa festa adesso, perché lei ha avuto la visione del palloncino. E adesso spunta Hit Blu e ammazza tutti. Fanno delle domande sulle madri, ma lei non ce l'ha una madre, è morta. Ah. E lei la odia per questo. Le madri non possono morire. Oddio, adesso deve per forza avere un bel ricordo di sua madre. To, zitte tutte, mia madre è morta di parto. Boom! Emarginiamo la traumatizzata.
Ok, incendio, mega incendio, tutti feriti sul luogo dell'incendio. Rianimazioni. E cose. Lei sta rianimando un operaio in gravi condizioni. Ma visioni. Ha la visione di questo poliziotto che sta per succedergli qualcosa di brutto. Ok, lei sta avendo una visione di lui che fa un incidente stradale e deve cercare di impedirlo in qualche modo. Ora, boom! La sua visione è diventata realtà. Non è riuscita a impedirlo, però. Non ha ancora capito che dà grandi poteri. Derivano grandi responsabilità. Sempre questo texture a ragnatela, vetri rotti. E però che succede se la sua visione si avvera? Niente. Si avvera e basta. Si avvera e basta. Quindi O'Neill è morto. Non è riuscita a salvarlo, nonostante la visione. Beh, perché devi imparare a usare i suoi poteri. Perché lui le dice non potevi farci niente. Non è poi così vero. Oh mio Dio, le visioni. Questo è il cattivo che gioca con ragno. Allora, lui ha veramente in mano adesso questa tecnologia attraverso la quale riesce a visualizzare i suoi sogni e in base alle sue visioni riesce a capire l'identità segreta di queste tipe, che nel futuro diventeranno tre donne ragno che lo uccideranno. Wow. Aia! Ok, lei va dal medico e dice ho le visioni. Ok, il medico le ha detto prenditi una settimana di vacanza, guarda vecchi film e se questo non funziona vai dallo psichiatra. Fantastico. E lei lo fa, sta guardando Scrooge, sta guardando Christmas Carol, capito? Vecchissimo film. Che ci vai a fare dal dottore? Stai una settimana a casa a guardare vecchi film. Quindi lei, senso di colpa, e perché non vuole andare al funerale. Avrebbe potuto salvare il suo amico. Ah. Che schifo. Visione. L'uccello morto come nella visione sott'acqua. Invece ora il piccione entra in casa. Wow, questo è il modo in cui lei capisce che può usare i suoi poteri per non far morire i piccioni. Adesso questo piccione le deve la vita. Cacchio. Secondo me, nel finale del film, questo piccione sarà risolutivo. Cristo santo. Non avrei mai creduto che avere visione del futuro sarebbe potuto servire a cambiare il futuro. Mai nella vita. Eppure laureata, cioè, bisogno del piccione. La sidekick del cattivo, attraverso, vi ricordo, questa tecnologia che dai sogni di lui trova le persone che in futuro lo uccideranno, sta cercando queste teenager che diventeranno spider e gli casca il caffè. Grazie a questa tecnologia ha capito che queste tre ragazzine sono tutte e tre nello stesso posto contemporaneamente e che non è una coincidenza. Secondo me sta giocando a Brawl Stars. Esatto, a Brawl Stars. Oh cacchio. Oh no. Ok, lei ha avuto la visione del cattivo che entra nel treno e ammazza tutti. Che è Spider-Man tutti. Nero. Cioè, non essere razzista. È Iron Man. Cioè, è Spider-Man vestito di nero. Ah, lei e si qua, se no. Lei si sente osservata? Ah, via via che queste tre ragazzine entrano, lei ha la visione del cattivo che le uccide. Esatto. 1, 2, 3. Ok, ora che ha avuto tutte e tre le visioni, come farà a impedirlo? Dirà a queste tre ragazzine scendete dal treno, qualcuno vi vuole uccidere. Madame Web e il cattivone si lanciano uno sguardo e lui inizia a correre nel treno così. Ma se sei uscita dal treno di tua spontanea volontà, come fai a dire che ti vuole rapire? Cos'è sta roba? Ok, c'è uno Spider-Man nero. Non essere razzista. Ah, Ho usato la carta reverse, ragazzi. Spider-Man con una tuta nera che uccide poliziotti. Ok. Quindi Zack Snyder. Hanno usato il filtro.
Pro, Snyder Cut e hanno fatto tutto. E via, gli hanno rubato il taxi. Appassionantissimo questo film. Queste tre non si conoscono, già si odiano. Ma che cazzo? Il mondo crede che lei sia una sequestratrice assassina di poliziotti, così. Lei sta guidando con la faccia girata dietro comunque, eh? A New York, tra l'altro. Sì. Lei è la donna sulla sedia. Cacchio! Davanti agli schermi che dice, sono lì, sono qua, sono lì, sono qua. Dove sono? Tipo al Central Park, hanno acceso un fuoco. Sono arrivati lì in taxi! E hanno detto, una di loro ha detto, ho sempre voluto fare la Boy Scout. La Girl Scout. Lentezza. Mamma mia, non sanno una cosa dire. Lentezza cronica. Ah, stanno ragionando sul fatto che l'uomo ragno cattivo strisciasse sul muro o gattonasse sul muro. Questa è la loro conversazione. Ah, lei adesso se ne va e ha detto torno fra un paio d'ore, voi state qui nel bosco dove sicuramente uno serial killer vi troverà, vi farà a pezzi. In queste tre ore farà buio. Lei è ancora nel taxi rubato che nessuno ha denunciato. Esatto. Nessuno lo sta cercando a New York, ripeto, eh. Non a Cinisello, Balsamo. Dove i taxi sono fondamentali. Beyoncé, sponsored by Beyoncé. Ah, perché lei ha visto lui sul treno. E sicuramente c'è una foto di lui nel diario della madre. Oddio, adesso legge una parte del diario della madre sulle cosiddette persone ragno, che sono veloci, forti e si arrampicano come ragni. C'è quello che abbiamo già visto. Vabbè. Come il tizio sul soffitto. Avevo assolutamente bisogno di leggerlo anche su questo diario prima di credere di averlo visto. Questa è la domanda del secolo. Come fai a sapere che non sai camminare sui muri se non ci hai mai provato? Cacchio! Cosa stai facendo? Sto camminando sul muro! Cosa stai facendo? Ogni tanto c'è questi spasmi dal nulla. Ora trova una foto di lui, è telefonatissimo. Come on! Dai, facci vedere sta foto. Ma figurati, ma sicuro. Eccolo! Eccolo! Quizzone vinto. Tu sei il vero Madame Web. Ho visto il futuro, l'ho visto nel futuro questo film. Oh, ma lei ha l'orsacchiotto nello zaino. Ma perché questa cosa stupidissima? Oh mio Dio. Ma le scene con queste tre sono... Che ti viene veramente voglia di... Spaccargli spaccarti... la testa. Vado? Aspetta. È arrivato il momento di spruzzarci in bocca il mirtillo. 3, 2, 1... Queste tre sono talmente emozionanti che mi sparo in bocca. Siamo stati scammati! Oh, sono arrivato in un diner. Beh, ora ci sono le telecamere di sicurezza, sicuramente la donna sulla sedia le troverà. Oh, hanno cuccato! I Big Boys le hanno viste! Hanno cuccato i manzi! Ah, loro sono sul giornale, attenzione! Ah, la sono... Facendo un po' più, un po' più sexy. Ma per quale motivo? Cos'è? Non hanno soldi, vogliono farsi offrire la cena? Ok, un camionista buzzurro le ha viste sul giornale. E chiama il 911. Ed ecco la donna sulla sedia che le trova. Comunque è vero, cioè l'ho già visto questo film. Oh. Sa di dentifricio. Cazzo. Sa di Gatorade. Al dentifricio. Ok, lei è tornata nel bosco e loro non ci sono. Oddio, sprizzimo! Lei ora segue le tracce nel bosco, perché c'è un bosco a New York. E le trova. E le trova nel diner dove... Stanno ballando sul tavolo! Ma dai, ma scusa! Ma cosa cacchio? Ma in un diner di camionisti le ora le visioni, sicuro. Le visioni che si incazza come una bestia. Ma no, stanno ballando sul tavolo. Perché dovete distruggere la vostra... Dignità! La vostra reputazione femminile. Ma proprio roba da spettacolino sexy, eh! Ma che scena è? Ma è allucinante questa scena! Eccolo! Oh!
ma l'ha uccisa. Ma ho una visione sicura. Però posso dire che mi dà gusto vederle morte. Posso dirlo? Oh! Ok, era una visione del futuro, quindi adesso correre al diner e tirarle via dal tavolo, che stanno comunque ballando sul tavolo. È arrivato il momento di zucchero filato. Oh, cazzo, sembra un assorbente. È orrendo. No, erano sul tavolo perché non riescono a resistere alla bellezza della canzone di Britney Spears. Cioè, non è il locale giusto dove fare una cosa del genere, però è meno ambigua. Ma comunque una gomma. Sì. Questa scena è terrificante. C'è lei nel taxi che sta correndo verso il diner, che in realtà bastava attraversare il bosco a piedi, arrivava prima. Queste sono le mie. Queste che ballano. Ballano sul tavolo. E la gente le applaude. Queste sono le mie tipiche amiche, che non fanno altro che guardare TikTok e basta, e fanno i balletti. C'è della denuncia nelle sue parole. Una denuncia sociale. Genialata totale. È entrata col taxi nel diner e l'ha tirato sotto. La sta avvelenando. No. Perché il suo punto debole è la mano. No, sono gli sportelli delle auto. Ora le sta facendo la ramandina. Vi avevo detto di stare nel bosco. Senso di colpa. Senso di colpa del senso di colpa. Wow. Ora lui scopre che lei è la figlia della scienziata a cui ha rubato il ragno e che ha ucciso lui con le sue sporche mani da assassino peruviano. Poverina, non sa controllare le sue visioni. Ci sta. Brutta storia. Tanto alla fine la risolve il piccione. Ora c'è la scena in cui ognuna di loro parla dei propri traumi personali, familiari. Mia madre è pazza, mio padre non mi ama, mia sorella mi ha rubato i vestiti. Mia mamma è morta. Tutte hanno una mancata famiglia alle spalle. Questo è il cacchio di momento dove le protagoniste hanno tutti un punto debole in comune. Tutte ragazzine abbandonate queste. Ma che diventeranno? È il momento. Spider-Woman. Vai, scartalo. È impossibile. le stanno dicendo, guarda, non abbiamo nessuno al mondo, se non ci aiuti tu, che tra l'altro hai anche i poteri, che ci deve aiutare? Ora c'è il tormento della protagonista. Quindi dallo stesso sceneggiatore di Morbius, siccome aveva lavorato talmente bene in Morbius che gli ho detto, guarda, non prendere impegni che ce n'abbiamo un altro. Ora c'è il senso di colpa del senso di colpa del senso di colpa. Triplo senso di colpa. Carpiato. Più avvelenamento. È tornata al diner? Sì. Perché? Boh. Forse spera che tornando lì le torni qualche visione. Ok. Sta parlando con lui e la sua mente. Ma che è sta scena? Cioè lei ha una visione. Ah, una visione di se stessa che parla con lui. Deve decidere lui perché è lui che ha i poteri e perché è uomo. Vai, sparami. Insomma, lei ha sognato un dialogo con lui che le dice tutto. Che le dice, devo uccidere quelle tre ragazzine perché sennò loro uccideranno me. Adesso lei sa tutto di lui, tutto, così, perché l'ha sognato. Sa tutto. No. Ah, le sta insegnando loro la rianimazione. No. Perché per... Perché avrà un avranno bisogno di rianimarsi. Fondamentale, no. Questa scena meravigliosa. Questo è quello che gli salverà la vita. Massaggio cardiaco. Abbastanza comica questa scena in realtà. Perché? Così queste che saltellano. Sì. Tutto quello che so su mia madre è che faceva delle ricerche sui ragni peruviani. Ragni che danno alle persone i poteri dei ragni. E lei va in Perù. No, veramente? Lei va in Perù? Così, in taxi. Per conoscere queste... No, in aereo. Con l'aeroplanino. Lei è andata in Perù, così.
Devo andare in Perù a cercare quella tribù. Ah, ma infatti il tipo che l'ha fatta partorire, che l'ha fatta nascere, all'inizio ha detto: quando avrà delle domande tornerà da me. Ah, beh, ha spoilerato il film in prima scena. Basta. Dai, è sto disegno. Comico. Così, in Perù, nella giungla, con il diario della madre. Se ha un ombrello anche qua. No, secondo me adesso riconosce una foglia dalla foto della madre. E dice, sicuramente questa. Proprio vogliono far vedere lei che cammina nella giungla. Ho sentito un rumore. È sicuramente la tribù e non un qualsiasi animale nella giungla. È sicuramente la tribù ragno che sto cercando. Oh mio Dio. Dai, ma che cazzata. Ah, visioni. Grande, lui è un protagonista di Narcos Messico, fantastico. Ok, ora ha conosciuto l'uomo che l'ha fatta nascere, che fa parte di questa tribù che si chiamano Las Arañas, gli uomini ragno. Ora succede tipo Suicide Squad, che lui la butta nell'acqua e diventa quello che deve diventare. Comunque le ha detto che prima di capire le visioni del futuro bisogna riparare i dolori del passato. Lo sapevo! Ah no, vabbè. Ma questo è Doctor Strange comunque. Lei che esce dal corpo. Ok, lei adesso è spettatrice delle ultime ore di vita di sua madre. Adesso lei scopre che è stato lui a uccidere la madre. E quindi adesso la sete di vendetta sarà inarrestabile. Bastardo. Vabbè, ci voleva questa visione di questa povera donna incinta che è triste di morire perché non conoscerà mai sua figlia, per farle capire che sua madre in realtà la amava. Wow. Ah, lei è andata in Perù per cercare una cura per lei, perché il feto era malato. No. E quindi tutto ciò di negativo che lei pensava della madre, in realtà erano cose che lei ha fatto per salvare lei. Wow. Ed è il ragno che ha mosso la madre. Che l'ha salvata. Però non vale così, cioè nel senso, cioè tu hai un trauma con tua madre, pensi il peggio del mondo di questa donna e te lo risolvono con una visione in un lago sotterraneo del Perù. Non vale così. Non vale. Perché cioè, proprio no? Millenni di studi di psicanalisi gettati nel water. Cioè, doveva arrivarci da sola, con un percorso di sofferenza, di dolore, di ricerca. Non così, ho una visione di mia madre che fa cose. E quindi adesso so che lei mi amava, ma vai a cagare. Ora so tutto. Ho sempre pensato che mia mamma non si interessasse a me. Ma come? Ma cosa? Ma chi te l'ha detto? Ma solo perché è morta? Beh, ora deve sfidare il cattivone. Sta dicendo: come faccio a sconfiggerlo? Io non ho i poteri del ragno. È vero, non sei forte come lui, non sei velenosa come lui. Ma prevedere il futuro è solo l'inizio. La tua mente ha un potere infinito. Dominando il tuo potere. Puoi essere in più posti contemporaneamente. Cos'è? No. Wow, l'ha detto! No! L'ha detto! No! God, please, no! 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 Ha detto, se accetterai la responsabilità, avrai un grande potere! E sti cazzi! No! Questo film ha rovinato tutto! Ha rovinato tutto. Cioè, ha fatto di tutto per non essere collegabile a Spider-Man, ma questa frase la doveva dire. Sporgerò denuncia, violazione del copyright. Ok, le ha nascoste a casa del suo amico, collega. Beh, lui è felicissimo di avere tre adolescenti che buttano popcorn ovunque con la moglie incinta. Che fai? Che cosa fai? Perché stiamo giocando, siamo spensierati. Basta. No, lei si è rotta le acque e le hanno detto: ti sei fatta la pipì addosso? Mamma mia, l'idiozia. Ma questi non sono adolescenti, sono craniolese. Che cosa c'entra il bambino che sta nascendo? Ora nasce Peter Parker. Oh mio.
mio Dio! Ah, è tutto collegato! Ma cosa c'entra? Basta! Telecamera di sicurezza. E la adesso tipa sulla sedia. La tipa sulla sedia capisce dove sono. Lei è sempre sullo stesso taxi. Come cacchio nessuno, è possibile? Nessuno ha denunciato il furto di questo taxi ancora con il numero di serie sopra. Lei va a casa dell'amico, non trova nessuno. Ah, lei vede una macchia per terra e capisce che le si sono rotte le acque. È una visione della distruzione futura. Con tutte le macchie che facciamo noi per terra, questa cosa avrebbe capito di casa del nostro futuro? Quando ho sentito la sirena ho detto, ah, adesso stanno cercando il taxi. Ma esattamente lui. Che vuole nella vita? Ma fa dei salti per arrivare da qualche parte. L'ha detto, che era i semafori. Wow. Ma esattamente lui cosa vuole? Non morire vuole. Lui vuole non morire. Wow, motivazioni forti, E lei ha rubato l'ambulanza. Lei ruba mezzi così, come se niente fosse. No! No! Non ci credo. Madonna, che boiata! C'è lei? Che roba assurda! Ma come fa a non esserci un muro lì? Lei praticamente da un parcheggio coperto ha sfondato un billboard ed è finita addosso al cattivo. Ma come fa a non esserci un muro lì? Assurdo! È la cosa più insensata di tutte queste. Che cazzata! Ma c'è una donna incinta lì! Gesù santo! Ah, li lascia lì? Scappa! Cosa fa? Wow! È la cosa più triste che abbia mai visto in vita mia. Cioè, l'effetto speciale è questo, esattamente questo. Terribile! Cioè, questo diventerà la mia GIF dell'anno. La GIF dell'anno. No, ora fanno una cazzata. Ora attivano il defibrillatore e gli danno la scossa. A lui? Sì. Che cazzata. È veramente... Hanno elettrificato il tetto della, ma si dell'ambulanza. Può fare? Secondo me no. Però vabbè, è la cosa meno idiota di questa scena forse. Comunque è bastato per farlo fuori. Ovviamente si ferma l'ambulanza. In un tunnel deserto a New York. Ma cavolo, ma è la visione della scena finale? Sì. Ok, quindi abbiamo già visto tutto, basta, possiamo spegnere. Ah, così, senza chiedere che è successo, perché niente. Cioè lei via radio ha richiesto un elicottero al Queens. Così gli hanno risposto, copy that, così. Ok, quindi lei adesso sta usando le sue visioni, i suoi poteri per metterli in trappola a lui. Sì, come sono, però? Sono in questo palazzo abbandonato dove faranno cose. Lei ha chiamato l'elicottero che è arrivato e devono salire sul tetto con dei razzi dei luminosi. Churros, dei churros di fuoco. Dove le ha prese queste cose? Nel kit di pronto soccorso. Che c'è? Fumogeni nel kit di pronto soccorso? Sì. Wow. Ok, è arrivato Spider Joe Black. Ah, sono fuochi d'artificio! Sono quelli che lei ha visto nella visione all'inizio. È una fabbrica di fuochi d'artificio. No, vabbè. Ma cacchio, lo stanno sconfiggendo con i fuochi d'artificio. Manco Stranger Things. No! Oh. Un fuoco d'artificio ha rotto un muro. Ha rotto un muro, un cacchio di fuoco d'artificio.
Un cacchio di fuoco d'artificio ha rotto un cacchio di muro. Pepsi? È un po' sponsorizzato dalla Pepsi questo finale. Cosa? Ma perché? Grande! Cosa cazzo sta facendo? Sta facendo Capitan America. No, la scena al rallentatore, no. 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 Lei ha previsto tutto, lei può tutto, può tutto. Sono come dei sensi di ragno amplificati. No, l'elicottero! No! Non l'aveva previsto questo. No, no. No. Adesso le tre teenager lo sconfiggeranno col potere dell'amore. Eccolo, great powers, great responsibilities. Eccolo! Ora userò la tela contro di te, sarò in più posti contemporaneamente. No. È l'ubiquità, l'ubiquità. Il potere di Madame Web è l'ubiquità. E cioè? È in più posti contemporaneamente. Ma che cazzo di potere è, scusami? Si è moltiplicata, si è moltiplicata. Questo era il grande potere che doveva ricevere accettando le sue responsabilità. Wow. Wow, lui è agilissimo, eh. Cioè ce l'ha lì a 3 centimetri e non riesce a prenderla. Ah, ok. È la P. Quindi la Pepsi ha ucciso il cattivo. E cade nell'acqua. Dove tutto è iniziato. Sì. No. Ma la sirenetta arriva a salvarla. E c'è il crossover con la Disney qui. No. Oh! La salvano col massaggio che le ha insegnato lei. E gli danno pure il cambio. Dio mio. Ma perché fa così? Perché fa così con la testa? Perché? Oddio. No. Perché devi spingere col collo, non con le braccia. E salva, e salva. No. Ce l'hanno fatta, ora saranno amiche per sempre. Un che cacchio è? Lei è nel Sancta Sanctorum. Ed è in sedia a rotelle. Puoi vederci nel futuro? Sì, vi vedo. E siete Spider Girls. No. C'è la musica di Spider-Man. Veramente? È veramente la musica di Spider-Man. Nella mente naive della Sony, questo film doveva iniziare uno Spider-Verse al femminile. Certo, come no. Se queste sono le premesse. E il personaggio di Madame Web è totalmente inutile. È tipo il Dottor X di X-Men adesso. Non esiste proprio, ragazzi. No. No. E non succederà mai! La cosa migliore del futuro è che non è ancora successo e dopo questo film non può succedere. Allora, il film è di una bruttezza unica, personaggi zero interesse. Interazione fra i personaggi inesistente. È veramente una cosa stupidissima e non credo che andrà avanti questa storia. No. Cioè, setta il mood. Setta il mood! Setta il mood di un futuro di film con queste tre Spider-Woman con a capo Madame Web in una specie di... Di gang del ragno. L'esperienza sarà molto formativa, speriamo vi siate divertiti. Noi ci siamo ammazzati di schifezze. Ora andiamo a vomitare, un po' per il film, un po' per quello che abbiamo ingerito. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione. No, buona visione è nulla. No, no, ma sì, guardatelo, cazzeggiate, guardatelo. Ma soprattutto diventate amici lanciandovi addosso dei popcorn. No, basta, basta. Non fermatevi alla prima. Sto settando il mood.